Sono oltre 389.000 le assunzioni programmate dalle imprese per maggio. È quanto emerge dai dati del bollettino mensile del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e ANPAL. Grazie ai recenti allentamenti delle restrizioni anti-Covid, si registra una promettente ripresa dell'attività economica globale e le aziende respirano un clima di maggiore fiducia. Ciò si riflette anche nella crescita dei contratti, 84.000 in più a maggio rispetto al mese scorso. Resta però ancora in terreno negativo il confronto con i livelli occupazionali pre-Covid. Su 249.000 donne che nel corso del 2020 hanno perso il lavoro, ben 96.000 sono mamme con figli minori. A causa della necessità di seguire i bambini più piccoli, hanno dovuto rinunciare al lavoro o ne sono state espulse. Il quadro emerge dal sesto rapporto Le Equilibriste, la maternità in Italia 2021, diffuso in occasione della festa della mamma da Save the Children. La pandemia ha dunque ulteriormente penalizzato queste donne che durante il lockdown hanno dovuto far fronte alla chiusura delle scuole. In generale, nel solo periodo aprile-settembre 2020, il calo di lavoratrici in Italia è stato doppio rispetto alla media europea. La ripresa della domanda globale e la consistente azione di stimolo fiscale stanno sostenendo l'economia a livello mondiale e nell'area dell'euro, ma l'incertezza sull'andamento della pandemia e lo stato di avanzamento delle campagne vaccinali continua a caratterizzare le prospettive di breve termine. Lo evidenzia la Banca Centrale Europea nel bollettino mensile. I livelli ancora alti di contagi da coronavirus e le restrizioni conseguenti continuano infatti a frenare l'attività economica nel breve periodo. In prospettiva però l'avanzamento delle campagne vaccinali e il graduale allentamento delle misure di contenimento rafforzano le attese di un deciso recupero del PIL nel corso del 2021. La riforma fiscale, dagli scaglioni IRPEF alla flat tax per le imprese, passando poi attraverso la riforma del catasto, è cosa ovviamente non semplice. Si tratta di reperire i fondi, ma non solo, si tratta poi di mettere d'accordo una compagine di governo molto eterogenea. Io mi auguro soprattutto che almeno nel come reperire i fondi siano tutti quanti d'accordo. Per noi è semplice, la lotta agli sprechi costa agli italiani 200 miliardi all'anno, la lotta alla burocrazia, sia per quello che costa nella realtà, ma anche per i mancati introiti che determina, sono oltre 100 miliardi, e ovviamente infine la lotta ai grandi evasori fiscali, il costo all'anno è di 100 miliardi.